Siamo con Roberto Bragantini che sta facendo un viaggio in bicicletta per l'Europa. Ecco Roberto, spiegaci un po' perché questo viaggio. Ciao a tutti, siamo qui a Pavia, sono partito il 26 ottobre da Verona. La motivazione principale del viaggio è perché ho appena finito 6 mesi in giro per l'Italia col sistema del baratto e proverò a fare la stessa cosa, a barattare i miei libri, che questo è il libro autobiografico dalla parte dei sogni e questo è il manuale di viaggio, in giro per l'Europa e in giro per gli Stati Uniti d'America per vedere se vige ancora il valore della solidarietà fra il popolo europeo, italiano e statunitense. Ecco, in queste prime settimane come sta andando questo esperimento? Beh, posso farti una constatazione di 6 mesi in Italia, di tutte le regioni, escluse le Sicilia e Sardegna, e posso dirti che non è molto positivo il riscontro. È positivo per quanto riguarda le persone che credono nei propri sogni e sono aperte anche a valorizzare quelli degli altri, ma le persone che sono restie o magari un po' chiuse in se stesse, diciamo che sono molto diffidenti. C'è un problema all'interno delle attività commerciali in giro per le città italiane, che è la paura dell'altro, ossia la differenza della truffa. Hanno paura sostanzialmente le persone di essere truffate e noi dobbiamo fare il passo oltre sostanzialmente per cercare di valorizzare i giovani, perché se un giovane va all'interno di un'attività commerciale da un signore anziano, sostanzialmente i loro sogni vengono realizzati anche dal riconoscimento economico che quest'ultimo può dargli. Ecco, le prossime tappe del viaggio? Andrò a Genova, da lì mi imbarcherò per la Sardegna, da Alghero Barcellona, girerò tutta la Spagna, il Portogallo, la Spagna del Nord, Francia, Regno Unito, paesi scandinavi, l'Islanda è un sogno a settembre e poi andrò nell'America occidentale. Ecco, cosa ti spinge a fare tutti questi chilometri? Beh, mi spinge sostanzialmente la voglia di scoprire sia le nuove culture ma anche i paesaggi. Ho 28 anni, dunque mi do l'opportunità prima dei 30 e sostanzialmente di vedere le bellezze naturali che il nostro mondo ci offre. E sono gratuite, ragazzi. Teto News, l'essenza della notizia.